è il Parco Sommerso della Gaiola, una delle meraviglie nascoste di Napoli e spesso sconosciute ai suoi stessi cittadini. Nell'area marina protetta si è svolta questa mattina la manifestazione dal titolo Ripercussioni marine, organizzata dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, d'intesa con la Sovrintendenza Archeologica di Napoli e Pompei e con il patrocinio del Comune di Napoli. Grazie al gruppo subacqueo del CSI Gaiola Onlus e dei volontari per la Gaiola, del supporto logistico del Servizio Tutela del Mare del Comune di Napoli e di ASIA per il prelievo e lo smaltimento dei rifiuti, è stata effettuata la pulizia dei fondali e della spiaggia, ove si sono accumulati nel corso della stagione estiva rifiuti di vario genere. Al termine delle operazioni di pulizia, il gruppo di percussionisti Batangoma e il musicista napoletano Francesco Capriello hanno suonato parte dei rifiuti ingombranti raccolti. Questa iniziativa, oltre a voler concretamente ripulire la spiaggia e i fondali, rappresenta anche un momento di sensibilizzazione sulla problematica dell'inquinamento marino e della dispersione dei rifiuti in mare. Le operazioni di pulizia proseguiranno anche nei prossimi giorni.